grazie. Chi altri avrei potuto scegliere? Ethan. Mia, lo so che hai sofferto. Parliamone. Sei coinvolta in qualche modo, vero? Ascolta, devo sapere la verità. Ethan, te lo giuro, io non mi ricordo. Tu prova. E la nave? Come cazzo è arrivata qui? Va tutto bene? Che cazzo era? Ma che diavolo? Cos'è? Che cos'è? Mammina, di qua. Dunque stiamo controllando Mia. Salviamo il primo checkpoint e salviamo. Quindi adesso stiamo in un nuovo luogo. Siamo in una nave. Abbiamo sentito mammina. E niente. Oddio, Ethan. 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 Insomma, che roba è? Che roba è sta roba? C'è una nave distrutta. Quindi abbiamo cambiato completamente zona. Nuova zona, ragazzi. Non siamo più... Che brutti posti, oh, che brutto posto è. Ostia, basta. Cioè, se adesso sbuca qualcuno. Maledizione! Cos'era? Che cosa è stato?
Oddio, sono persone, ragazzi, oh. Sono persone intrappolate qua. Da un secolo. Allora, cominciamo a ragionare con un bel vuoto. Chiudiamo la porta. È chiuso. Insomma, la cosa è che qua abbiamo un sacco di cose da esplorare. Veramente tante cose, perché ah, perché la porta sia... non va. Sono morti. Sono tutti morti. Che dici? Nella sala macchina. Che diavolo stai parlando? È lei che li ha uccisi. Ci servono armi. Ne abbiamo su questa nave. Io non lo so. Possiamo ancora fuggire da questa parte. Non era chiuso, oh. Oh, mamma mia, che spavento, cioè. Questo è stato il spavento, là. Ossia, proprio... Dai, dammi sto checkpoint e basta. Ne ho viste di tante oggi. Qui? Qualcosa? Sarà apposta o no? Magari qualcosina mi trovavo. Ce l'avete messo a posto? No, niente. Senza oggetti, senza equipaggio, senza armi. Ragazzi, dove andiamo? Deve essere nascosto da qualcosa. Ah, deve essersi nascosto, oddio, come è morto. Elenco dell'equipaggio, capitano Ed Carly, direttore di macchina, primo ufficiale, secondo ufficiale, meccanico. Ci va come è morto, oh. Ma basta, dai. Anche sto qua è morto. Dai, voglio sto checkpoint. Sì, è dentro di me e dentro tutti quanti. Qualcuno è... Stiamo per pian piano scoprire la verità. Perché c'è qualcuno che controlla sta gente. Affanculo, sia sempre sbaglio di direzione, sempre. Vabbè, tanto meglio alla fine. Cos'è qua? Siamo un pochino fuori dalla nave. Metaniera Annabella, area di costruzione, tonnellata di posta.
Oddio. Stai. Ora stai ricordando? Cosa? Che cosa sei? Oddio, ma qua. Allora è lei, la bastarda. Cos'era? No, niente. Cioè, una luce funziona, quindi attenzione. Hai detto che saremmo stati una famiglia. Di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Aspetta! Ti prego! Sono stufa di aspettare. Io ho visto una bestia. Lascia stare tutto, via! Via, 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 via! Via la porta! Ok, bravissimo! Ma che cazzo vado a cercare la per gli armadietti? Non è tempo adesso! Dai, basta per oggi, dai, voglio sto checkpoint. Ok, qua è aperto. È ancora lì. Guarda bene. Cosa? Perché? Ti devi ricordare, così poi saremo una famiglia. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua. Ma non ti lascerò morire così. Perché non ti ha aggredito? Parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Prendi. Contiene campione di tessuto. Trovalo. Sistema tutto. Dai, su, Ivy. Dove sei? Ok, stiamo giocando. Assume il ruolo di genere per inventare questo spermo. I tre parametri di me. Munizione mitragliatrice. Oh, bello, eh. Molto bello, eh.
vicina. Sì. No, qua non ci sei sicuro. Sono integratori. Erba. Vomitando. Devo resettarla. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Oh, grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Insomma, si fa sempre più intenso, ecco, intenso. Bello. Eccola lì. Non è un granché, è come arma. Ne ho visto molto di meglio, Non è proprio al massimo. Non funziona più. Allora che facciamo? Adesso funziona.
Ossia. Siamo feriti adesso. Siamo abbastanza feriti e non abbiamo soluzioni necessarie. E qua se ne prendiamo un medikit. Ci stiamo avvicinando. Senza proiettili, senza niente. Cioè adesso siamo finiti, quasi. Ok. Oh, nel momento giusto. Nel momento giusto. Ancora in tempo. Altrimenti eravamo finiti. E ci abbiamo agente corrosivo. Che sono probabilmente per aprire quelle porte lì, come questa. E infatti sì. Molto bello, eh. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Ivy, non sono arrabbiata. Aspetta, come mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa! E tu sarai la mia mammina! Va bene, Ivy, sarò la tua mammina, ma adesso vieni subito con me, ok? Dove sei, Ivy? È sparita, qua. È già in una lontananza incredibile. Eccola là. Ivy, aspetta! L'hai trovata? Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Emeline. Come si butta la bomba?
Ah, qui si può. Ah, ho capito, va. Via. Tre colpi, raga. Oh. Un'arma di merda, dai. Proprio... Oh, abbiamo trovato le munizioni misteratrice. Erba. Tanta roba qua, eh. Ok. Ci sta. Questo mi piace. Subito salute. E siamo anche carichi con le armi. Mamma mia, Evelyn, cosa hai fatto? Oh, bello, eh. Bello, vai. Madonna, ragazzi. È bastarda, Evelyn. Piano numero 3. Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato. Che pareva. Siamo al secondo piano. Dio, non c'è più. Alan, dove diavolo sei? Qua si va, madonna ragazzi. Vai, si prosegue. Dobbiamo andare piano di sopra. E viene di sopra. Quella stanza dove siamo adesso noi.
molto bello ordinato. Era, oddio, come sei arrivato qui? Dove eri? È fuori controllo. Sta peggiorando sempre di più in assenza di cure. Tanto io sono al capolinea. Non dire così. Lei si fida di te? Quella mocciosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Ivy, no, Ivy, Ivy! Alan, non ascolta. Volevo chiamarti! Lei, Ivy, sta cercando volevo, di controllarti, devi riuscire a resistere, io, capito? No, giuro! No. Evelyn! Basta! Basta! Adesso smettila! No! Sta facendo di tutto sta ragazzina, è qua. Ma è questa la verità o come? Sì, sì, sì. È vero, ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che se troverai questo... Stanne lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Sii felice. Fa sempre più interessante la storia per capirla, raga. Di corsa però. Adesso staremo insieme per sempre. Oddio. Ora ti ricordi? Sì, Evelyn, ricordo. Possiamo tornare a essere una famiglia? No, Ivy, non possiamo. Non lo siamo mai stati. Non saremo mai una famiglia.
Beh, allora non mi servi più a niente. Ok, non si sa perché ritarda così oggi, ma vabbè. Raga, noi ci fermiamo qua. Credo che è stato lunghissimo, lunghissimo. Probabilmente lo taglio in due parti, vediamo adesso, vediamo. Non lo so, se sentite questo alla fine vuol dire perché, insomma, ho portato tutto abbastanza ore qua, quindi mi sono scassato le noci. Ci vediamo al prossimo video di Resident Evil, ragazzi. Manca ancora un po', siamo alle conclusioni, siamo a scoprire il verdetto finale di Resident Evil 7, ragazzi. Spoiler chat, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.